ti ho conosciuto e finalmente ci stiamo prendendo un caffè insieme. Oh, sei dolce, sei simpatico, hai quell'aria da trapper che io adoro. Allora, Rocker, ti piace, insomma, cioè, stai bene insieme a me? Tantissimo, non vedo l'ora di conoscerti di più. Oh. Mi dispiace un po' per la Chrysler, perché lei so che è innamorata di Scryble e non so come ha preso, insomma, questa nostra conoscenza. Ma sì, per Drag, non preoccuparti, vedrai che le passerà. Oh, Punk Boy, era da tanto che volevo andare a bere qualcosa insieme a te. Questo Natale insieme sarà perfetto. Adoro. E anche per me sarà perfetto, ti ho conosciuto. Abbiamo un sacco di amici, insomma, cosa vogliamo di più? Io una cosa la vorrei, ovvero l'anello di fidanzamento e... Un matrimonio, ovviamente, poi tanti bambini, tanti piccoli lillini. Però mi dispiace un pochettino per Drakesser, insomma, è sola anche questo Natale. Lei pensava di trovare Scryble. Guarda che sta passando. Però tutti i torti non può averceli nemmeno Rocker. Ha trovato il suo lollino. Oh, che tristezza. Ma è una gioia. Anche Funky e Punk Boy sono contenti. Sto pensando sempre di più di andarmene da qui. Ho voglia di un po' di pausa, finché almeno non Sweet non trova Scryble. E spero che lo trovi alla svelta. Oh, che tristezza. Questo è Natale. Ah, l'amore. Sì, ho preso la decisione. Me ne andrò per un po' in vacanza. Prenderò un aereo. Farò un bel viaggio. Mi rilasserò. Penserò che Scryble mi desidera. E quando arriva, sarà tutto mio. Ciao, Big City. Ciao, Drakesser. Ma cosa ci fai con quella valigia? Senti, almeno lo dico a te per correttezza, perché tu stai scrivendo, insomma, la storia di Natale per girare il film. Per un po' me ne andrò dall'All City. Devo meditare, devo un attimo pensare a me stessa e sono sicuro che Sweer presto mi troverà anche Scryble. Così sono felice anch'io, no? Ma proprio adesso devi andartene, Drag. Mi dispiace, Big City. No, vabbè, tranquilla. Vedrai che ci sono altre lolline migliori di me per fare l'attrice. Ma tu eri troppo diva, mi piacevi per quello. Non preoccuparti che ce ne sono di diva all'All City. Sì, quello è sicuro. Quindi non mi resta altro che avvisare Sweer e, insomma, partire. Ciao, Sweer! Ciao, Drag! Ma cosa ci fai con quella valigia? Ascolta, ho pensato di partire perché, insomma, hai presente Funky? Sì. Quando era partita, subito dopo, è arrivato Punk Boy. Ma, ascolta, Drag Race, io ho qua una sorpresa per te. Non dirmi che hai trovato Scryble. No, per ora no. Però ho una nuova capsula, serie 4 Wave 2, da aprire insieme. Magari un corno, vedrai che sarà una delusione, assolutamente. Quindi guarda, io tra qualche minuto ho l'autobus che mi porta in aeroporto. Se trovi Scryble, fammelo sapere. Allora sei sicura? Sicurissimo, Sweer. That's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Merry Christmas. Hola the family and welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo video. Come avrete ben notato dalla lore story, oggi la nostra piccola Drakesser ha deciso di prendersi una pausa di riflessione. Ebbene sì, perché lei è innamorata persa di Scryble. Quando prima doveva lottare per avercelo, adesso è innamorata persa. Sa benissimo che quando arriverà è tutto suo. Però insomma questo Scryble non arriva e lei è tristissima, perché c'è Rocker che finalmente è riuscito a conoscere Lollino Fake, quindi
è innamorata persa e lei insomma è già nel suo mondo. C'è Funky, super innamorata ma anche super rompiscatole con Punk Boy. E poi ci sono tutte le altre lolline che insomma loro vivono bene nel loro mondo e lasciamole bene così, perché se tutte vorrebbero un moroso non sarebbe più finita. E quindi niente, e la nostra Dark Racer è partita, mi ha lasciato un po' spiazzato. Però io, insomma, ho qua una Love Surprise Serie 4 Wave 2 da aprire. E magari riusciamo a prenderla in tempo prima che salga sul volo. Magari troviamo Scryball, insomma. Cioè, speriamo di trovarlo, perché, insomma, mi farebbe piacere che anche lei si innamorasse perdutamente per poi cominciare un'altra love story. E quindi niente, bando gli amori, bando le ciance, bando tutto il resto, cominciamo a scartare questa fantastica capsulona solo ed esclusivamente perché il volo della nostra Drag Racer tra pochissimo parte, e se troviamo Scryball corriamo immediatamente all'aeroporto, la preleviamo, annulliamo la vacanza e li facciamo finalmente conoscere. Quindi però incrociamo le dita e anche se non ci spero più di tanto. Allora, cominciamo! Strato numero 1, quindi zip numero 1, guardiamo se riesco questa volta a zipparla bene, e 1, 2, 3, no. Strato numero 1, ho trovato ovviamente la nostra lentina, sarò velocissimo, ve lo assicuro, eh. Poi, strato numero 2, e dovrebbe essere l'indizio se non sbaglio, esattamente, e lo scopriamo subitissimo. L'indizio è la chiocciolina. Una rosellina è tipo quei cosi che sputano tutti i coriandolini, che sarebbero tipo le emoji di WhatsApp. E la scritta è "At a garden party", un party super giardiniero. Perfetto, andiamo avanti. Terza zip e terzo strato, che dovrebbero esserci i vari codici e le avvertenze. Perfetto, codici e... no, scusate, avvertenze e codici. Ottimo, allora cominciamo. Questa qua, vabbè, è la lullina all'interno della nostra capsulona. Noi andiamo alla ricerca dei codici e vediamo di tirar fuori immediatamente tutti gli accessori e tutto il resto. Allora, corona e diamante. Ok, abbiamo risolto tutti i nostri fantastici codici e adesso non ci resta altro che iniziare ad aprire le varie blind bag per scoprire gli accessori che ci sono all'interno. E partiamo immediatamente col primo accessorio, però nel frattempo devo chiamare Drag Racer e dirle di partire, perché già a toccare non mi sembra assolutamente Scryball. Quindi un attimo che la chiamo. Pronto Scryball? Sì, senti, guarda, mi dispiace tantissimo, però mi sa che ti tocca partire, perché ho già toccato il primo indizio e mi sa che anche questa volta nada. Sì, non preoccuparti, che se arriva ti chiamo, ti faccio il volo di anticipo, insomma, non preoccuparti perché so quanto ci tieni a scappare. Sì, ok, va bene. Ciao Funky, buon viaggio, buon volo, ci sentiamo quando atterri. Ciao, 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 ciao. Allora, cominciamo dall'indizio numero 1, quindi accessorio numero 1, e ho trovato questo fantastico fiocchetto, cioè questo fiocco azzurro con degli inserti tipo argento e rosati. Ok, poi indizio e accessorio numero 2, ho trovato un paio di scarpine, sneaker, sembrano quasi sportive, bianche. Proprio bianchissime. Poi, e già qua, vabbè, ho già capito che ho trovato, però ovviamente vi farò anche il Totolol, perciò capirete anche voi stessi. Ho trovato tipo due pompon super argentati dallo sfondo, comunque dal batuffolo bianco. Dio, sì, mi piace un sacco quella lollina qui. Poi, vestitino, questo qua. È sempre un completino sportivo, come vedete, composto da una magliettina bianca con tutte le righine blu e fucsia con su scritto cheer, e poi una gonnellina sempre blu con dei dettagli, sembrano argentati, no, bianchi. Poi guardiamo, ci sono, ok, qua c'è anche il biberon, mi pare, sì. Perfetto, e ovviamente anche il biberon riprende i colori di tutto l'outfit. Ottimo, adesso non ci resta altro che farvi il Totolol. Quindi, Totolol,
Totolol, quale sarà mai? Quale sarà mai? Scrivetemelo giù nei commenti e oh, non ci resta altro che scoprirlo aprendo questa fantastica guaina. Che bella l'acconciatura, cioè adoro. Allora, partiamo dal vestitino sotto, quello che vi svelerà il corpo della nostra lollina. Dovrebbe cambiare colore perché sì, cambia colore. Yeah. Allora, questo qua è il corpo della nostra lollina. E adesso ovviamente tiriamo via anche la guaina che ricopre la testa. E oh my god, che trucco fantastico, guardate che bella! Questa qua secondo me farà innamorare qualche lollino, assolutamente, vedrai. Ok, quindi andiamo immediatamente a scoprire di chi si tratta ed è Sis Shear. E può cambiare colore e anche farsi la pipì addosso. È una popular e fa parte dell'Athletic Club. E ovviamente è la lollina che, diciamo, si rifà ad una cheerleader americana. E io la adoro, anche se è una popular veramente bellissima. E si sa, le cheerleader a volte sono proprio quelle che mettono un po' di zizzania tra le varie coppiette. Perciò ne vedremo delle belle, assolutamente. Perciò adesso cambio... Quindi niente, adesso vesto la nostra lollina e sono subito da voi tra 3, 2, 1. E rieccoci qua a Swir Family con la nostra lollina completamente vestita. Qui sopra vi metto il cambio colore che è una cosa veramente fantastica, cioè io veramente è uno dei cambio colore più belli in assoluto che ho mai visto. E se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto e inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, la mia pagina Instagram, la mia pagina Facebook, il mio profilo TikTok. Io per adesso vi mando un super bacio stellare e lolloso a tutti e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video. Ciao!